Ed apriamo la nostra finestra sull'economia della salute, il nostro osservatorio sui costi, i bisogni e la qualità del sistema sanitario, le notizie, gli studi e le ricerche, ma anche tutte le curiosità della medicina con le eccellenze sanitarie del territorio e le testimonianze dei loro protagonisti, in particolare gli specialisti di medicina, di chirurghi della clinica Salus di Battipaglia. Questa settimana ci concentriamo sulle nostre pagine scientifiche con molte notizie di grande interesse. La prima viene dalla Gran Bretagna, dalla St. Andrews University, che ha pubblicato uno studio sulla Health Educational Journal, un problema di forte impatto sui fumatori, la paura delle rughe e dell'impotenza che spingerebbe a smettere di fumare. Uno studio condotto su 19.000 fumatori in Inghilterra che arriva alla conclusione che la paura del cancro non è la sola ragione che può dissuadere dal fumo, perché ci sono anche altre paure, appunto. Per le donne, infatti, la paura delle rughe e di un invecchiamento precoce, come per gli uomini la minaccia alla virilità, che sono ragioni spesso predominanti nella scelta di dire addio alle bionde. Così, chiedendo agli intervistati quale fosse l'immagine di maggiore impatto sui pacchetti, l'80% ha indicato quella relativa al cancro al collo, seguita dall'immagine dei danni che le sigarette procurano poi ai denti, 77%, e da quella raffigurante dei polmoni col cancro, 72%. È però anche emerso che le donne fumatrici erano maggiormente colpite dalle immagini relative all'invecchiamento della pelle, mentre una percentuale consistente di uomini era colpita in primo luogo dalle immagini che evidenziavano i rischi per le performance sessuali, con una prevalenza per entrambi i sessi nella fascia di età 16-39 anni. Al contrario, le immagini relative al cancro da fumo sono risultate avere un maggiore impatto soprattutto tra gli over 50. Da qui la conclusione degli esperti: dal momento che immagini specifiche hanno un diverso effetto persuasivo in base alla tipologia di fumatori, sarebbe bene considerare un approccio diversificato con sui pacchetti di sigarette immagini appropriate a seconda che una marca sia più venduta tra gli uomini, le donne o i giovani. Quindi non è la paura della morte che può farci cambiare idea sul fumo, anzi, paradossalmente, la paura di una vita che non ci piace, la vecchiaia con le rughe precoci per le donne, la perdita di virilità per gli uomini. Cambia la tecnica della ventilazione meccanica durante l'anestesia generale e si riducono i rischi, che sono frequenti, di complicanze post-anestesia, tra cui le polmoniti. Le novità nascono a casa nostra, a Varese, pubblicate dall'Università dell'Insubria sulla rivista Anesthesiology, e sono destinate a fare scuola in tutto il mondo. Nella tecnica tradizionale la ventilazione è a volumi ampi, quella sperimentata a Varese invece è la Protective Ventilation, una ventilazione protettiva a volumi ridotti e manovre atte a tenere il polmone aperto. Sperimentata su 900 pazienti già in tutto il mondo, con buoni risultati ai test di funzionalità respiratoria, minori alterazioni alle radiografie toraciche ed un buon livello di ossigenazione nel sangue. Estate uguale mare, ma anche uguale a nuoto, che a molti sfugge quanto sia un vero aiuto per la salute, con 8 benefici secondo uno studio pubblicato da un quotidiano di medicina negli Stati Uniti d'America, il Medical Daily. Il nuoto è un autentico toccasana per tutto il corpo, allunga la vita e fa dimagrire. Secondo il Medical Daily, il nuoto fa bene per 8 motivi. Primo, è un ottimo esercizio aerobico, proponibile a individui di qualunque età ed anche a persone con problemi muscolari, articolari e in sovrappeso. Secondo, riduce il rischio di morte del 50%, secondo uno studio di alcuni anni fa, infatti condotto da Stephen Blair della University of South Carolina, i nuotatori sono più longevi. Terzo beneficio del nuoto, grazie alla dolcezza dell'acqua, aumenta la flessibilità corporea senza stressare le articolazioni. La sua quarta virtù è che potenzia la capacità polmonare e, secondo uno studio condotto alcuni anni fa presso la McMaster University, riduce i sintomi dell'asma. Quinto, il nuoto, come tutti gli esercizi aerobici, riduce il rischio di ammalarsi di diabete ed aumenta il controllo glicemico nei diabetici. E non è finita, perché secondo i Centers for Disease Control and Prevention,
il nuoto e l'acqua gym, specie se in acqua calda, aiuta la salute mentale, allevia i sintomi dell'ansia e della depressione. Settimo, il nuoto fa dimagrire fino a 500 calorie bruciate in un'ora di vasca e poiché è un esercizio in mezzo soft, morbido, che non stressa le giunture, può essere fatto tutti i giorni. L'ottavo motivo per indossare un costume e non pensarci più è dedicato alle gestanti. Il nuoto fa bene a mamma e feto, aumenta la circolazione del sangue e quindi il flusso di sangue all'utero.